Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo per la prima volta, almeno per me, un rasoio con lame gem. E siccome praticamente quasi tutti, se non forse questo sarà l'unico o quasi, sono tutti vintage, la Blackland ha fatto il sabre livello 1 e livello 2. Questo è livello 2, che monta questo tipo di lamette qua. Eccole qua. Lame gem. Quindi adesso le vado a montare sul rasoio, dopo ve lo faccio vedere. Rasoio fantastico. Esteticamente veramente fantastico. Tra l'altro questo è stato lucidato. Ringrazio ancora Matteo Manzelli anche qui perché mi ha prestato questa meraviglia. Guardate che roba. Vi dico, guardate anche sotto che lavorazioni. Io i single edge proprio non mi piacciono, non mi piace proprio come concetto, come utilizzo, né niente, però ci sta a provarlo, soprattutto con una lama che non conosco. E il comportamento della lama, avendo un filo più grosso, dovrebbe anche cambiare dalla prima alla seconda alla terza volta. In più tenete conto che io non ho mano con questo tipo di attrezzi, quindi lo stiamo scoprendo insieme. Allora, come sapone, dopo vi faccio vedere che sapone è, l'ho adagiato nel fondo della ciotolina. Questa è la birichina. Guardate che spettacolo! Non pensavo, ma mi sto trovando da Dio quando devo usarlo di furbo, di balocchi. Veramente mi sono trovato da Dio perché la riesci proprio a usare come vuoi. Siccome è una pasta abbastanza morbida di sapone, non ci ho messo dentro l'acqua, è la stessa cosa che vi spiegavo come mantenere i saponi. Sapone della Dayton, eccolo qua. Eccolo qua. Michigan, Kentwood, Michigan, eccolo qua. Allora, io ho due versioni, questa è vegetale e dopo ne ho un'altra con grasso di pecora. La profumazione, io la sento leggera, forse leggermente agrumatina, però veramente non, è molto leggera, quindi non riesco neanche a capire di che cosa sappia. Le ho prese nel sito, non costavano neanche tanto, perché mi sembra di averle pagate forse 15-16 dollari, forse anche meno, ma non mi ricordo veramente. Però lo valutiamo e dopo dirò la mia. Come pennello devo ringraziare sempre Enrico Montesin. Guardate che roba che ha fatto a mano, con la sega a mano. Ci ha rischiato veramente di perdersi le dita a fare questo spettacolo. E ciuffo Botti Captain Chewband, che è quello che mi è piaciuto di più tra i Chewband che hanno. Non batte, secondo me, il Silver Tip di montagna, che resta il mio ciuffo preferito, probabilmente. Però è appena sotto. L'altro è quello qua, mamma mia, come si chiama? NC, mi sembra. Non è male, però il Captain mi è piaciuto di più. Bene, andiamo in rasatura. Adesso metterò dell'acqua calda, riempio quasi la ciotolina finché mi preparo, così il sapone si scalda, i burri che ci sono dentro, gli oli si attivano. Cosa che avrei dovuto fare ad esempio anche con gente nude che era veramente molto molto grasso. Dopo bisogna provare, cioè quando si è dei dubbi si prova un metodo o l'altro. Io molte volte provo dopo per i fatti miei e a volte riconfermo le stesse sensazioni, a volte magari con un montaggio diverso. Trovate anche della differenza come prestazioni. Quindi sempre prima di giudicare, provare. Poi è logico, vedete, io che provo e magari provo una volta e dopo do via il sapone amare, ne ho due, do via il sapone, provo l'altro più di una volta, cioè nel senso non arrivo mai a conclusioni buone la prima. Logicamente se dopo le riconfermo non vi dico niente, se invece cambio idea ve lo faccio sapere, però ecco, tanto per farvi capire.
E poi, come sempre, rimane un mio parere, che butto via l'acqua e carico il ciuffo. Ecco, se vedete, ad esempio, vedete io adesso che qua schiuma poco, cioè che non schiuma, qualche goccina d'acqua, poco poco poco, appena appena, io ce la metto, ma solo per incorporare nel ciuffo, non voglio creare il montaggio dentro la ciotola, lo farò comunque in viso, però mi aiuta a sciogliere il sapone e non dover troppo faticare. Guardate che... Porca la miseria. Questa non me l'aspettavo. Ho notato che, ho visto dal trend, che praticamente il 50% di voi che mi seguite non siete iscritti al canale. E ora io dico, ma vi costa tanto fare clic su iscriviti, che mi date un sostegno, mi date una mano a far crescere un po' il canale? Che dite? Piccolo sforzettino, una manina. Ah, ecco, comunque tanto di cappello a Bruno Iepariello, perché il video che ha fatto mi ha fatto veramente ridere, ho detto bellissimo. Grande, grande Bruno, grande. A me veramente dispiace quando la gente pensa che io ce l'ho con uno o con l'altro. Sbagliano veramente di molto grosso la situazione. Una recensione, un mio parere personale, dispiace quando viene visto nel modo sbagliato. Io non c'ho nessun tipo di problema con nessuno, nel senso che non ho mai voluto avere problemi con nessuno, però io voglio la mia libertà di espressione di parola, e se una cosa mi piace o non mi piace, o mi piace poco, mi piace a metà, lo voglio dire. Tra l'altro mi fa anche strano, perché io me lo sono riguardato più volte il video, perché insomma si è mosso un po' di uragano quando ho fatto anche la recensione di TFL, cioè. Boh, a me il sapone mi è piaciuto, non ho detto che è brutto, che fa schifo, cioè ho solo dato le mie considerazioni personali, ma il prodotto funziona bene, cioè se uno, ad esempio, lo prende anche usato, lo paga, ma è un prezzo secondo me un po' più basso, cioè il prodotto funziona, mica ho detto che non funziona, ci mancherebbe, fa benissimo il suo lavoro, quindi alla fine io non voglio solo ripuntare sempre sulle solite cose, però... Boh. Cioè, da appassionato penso sia normale, no? Che qualsiasi cosa uno vada a comprare, se vado a comprare una macchina, posso dire no, cavolo, sì, però se costasse così, cioè, secondo me, per quello che pago, è una cosa penso normalissima. Insomma, questi ragionamenti qua, logicamente no. Se c'hai tutto, se ti mandano tutto gratis, se sei sponsorizzato, via dicendo, è logico che questi ragionamenti qua non li fai. Ma se la roba te la paghi, è normale che fai un ragionamento sul prezzo che ho pagato e la cosa in base a quello che dopo trovo in video, ma non è niente di strano secondo me, anzi, anche perché comunque sia, magari c'è uno sconto, fanno gli sconti e me lo compro, cioè, quindi il prodotto non è, uno non se lo compra, ci mancherebbe, sono valutazioni assolutamente personali. Avanti. A taglio dolcissimo.
molto più dolce delle Artist Club. Almeno di quelle che ho provato io. Si sente la lametta più grossa, proprio si sente in viso. E c'è sto coso qua sì che polverizza la barba. Guardate che roba. Peccato anche che è difficile trovare le lamette. Dopo c'è chi dice che si fanno 10 sbarbate, ma anche Matteo, che ha dei problemi come i miei, pelo abbastanza rognoso, pelle delicate e via dicendo, mi ha detto che 3 barbe te le fai bene, 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 dopo comincia un po' a calare, quindi anche lì, insomma, costano e farsi 3 barbe con la lametta. Comunque, il primo passaggio è una meraviglia. Sapone super super scorrevole. Cioè, hanno sempre un pochettino, quando sono tanto grassi così, cioè, hanno sempre un po' quella cosa di fare, e sta cosa anche un po' il gentleman nude. Tendono sempre a fare questo strato superficiale molto grasso, per carità ti danno una scorrevolezza mostruosa, un po' di mano, al rasoio giusto, dicendo, però non vanno in profondità come mi aspetterei da un sapone. È una cosa che noto su tanti saponi di ultima generazione, tanto grassi, secondo me un po' sbilanciati, forse anche troppo, o magari hanno tanti grassi che non sono saponificati, penso io. Comunque ragazzi, adesso vediamo come si comporta, però per il prezzo che gli ho pagati veramente vediamo quel posto, rasatura e tutto. Si fa un po' fatica. Arrivare in profondità. Ma me l'aveva detto Matteo che non è. Anche il livello 2 non è facilissimo. Cioè, bisogna prenderci un po' la mano, ecco. E comunque è un rasoio abbastanza mild che va un po'. Richiede un po' di spingere. Ok, basta. Andiamo a fare qualche ritocchino. In certi punti sento
che ho spinto troppo, ma è proprio qua ho fatto difetto io, perché avrei dovuto andare un po' più delicato, aspettare dopo, invece ho voluto subito forzare la mano e quindi mea culpa, mea culpa, mea culpa. Sì, come vedete fa proprio quell'effetto lì super grasso, resta molto comunque ci farò un altro video perché ho capito un paio di cose e ci tengo a riprovarlo. A me dà l'impressione che meno spingi e meglio ti radi. Cioè, nel senso, va usato veramente con leggerezza per andare in profondità. Lui mi ha detto spingi un po', cioè bisogna spingere un po' per andare in profondità. Non so, a me mi dà l'idea che è quasi il contrario, almeno sulla mia pelle, avendo una ricrescita molto aderente. Beh, lo riproviamo. Bene, mi fermo. Vediamo se riesco. Secondo me, per andare bene con le lame gem, così, ci vuole più gap, cioè devi proprio, essendo che ha un taglio dolcissimo di suo, la lama, ha bisogno, secondo me, di più esposizione, di più gap, cioè devi proprio lavorare con la lama, allora trovi l'angolo e riesci ad andare molto più in profondità. Senza sentire il bisogno di spingere. Il sapone è così grasso che praticamente anche dopo aver sciacquato puoi continuare a passare in viso, però non ti dà, secondo me, la protezione che ti darebbe un sapone comunque grasso ma saponificato che vada più in profondità. Penso io, l'impressione che mi dà. Comunque è interessante come rasoio, non lo prenderei mai, però ragazzi, magari qualche vintage a buon prezzo, ha un taglio spettacolare, dolce spettacolare, proprio senti che ti spolverizza il pelo, tipo mano libera ma con una dolcezza mostruosa, tanta roba ragazzi, tanta roba, adesso lo riproveremo insieme. Allora, ci mettiamo un filino di oggi di astringente. Lasciate stare la lume, ognuno fa quello che vuole, però ragazzi, lasciate stare la lume, che al giorno d'oggi usare la lume non ha più senso, secondo me. Un po' di astringente della Reuser, eccolo qua, mousse astringente, fa lo stesso effetto senza che vi secchi la pelle. È vero che con il metodo di Francesco Lucarelli, che ho provato, va un pochettino meglio, cioè nel senso che
il sapone comunque protegge un po', però mettere il sale dopo una rasatura, magari con saponi di qualità, no, non mi dispiace, ma non, per me no. Per carità, usi una pro raso, usi un sapone da banco, non cambia poco nulla, ma se usi un sapone da 30 euro e dopo metterci il sale dopo, no, non ce la faccio, è più forte di me. Cioè, mi sembra veramente di non rispettare la qualità del sapone, è una cosa mia. Reuze astringente, pochi euro, vi dura una vita, è un bottiglione da 200 ml ed è qualcosa di fantastico. Anche perché ne basta poco e vi lascia un post rasatura fantastico. Comunque il sapone come post rasatura, scorrevolezza è fantastico. Protezione lo devo rivalutare, lo riproveremo con questo rasoio, però con la seconda rasatura che l'elemento dovrebbe essere ancora più dolce, meno, un po' meno scorbutica, in più avendo un attimino capito come lavorare con il rasoio. Vediamo cosa succede. Occhio, non metterne tanto perché sennò rende la pelle un po' appiccicosa. Va via subito e si assorbe subito, però non ne mettete 1 litro perché sennò fate danno. Dopodiché, ecco, cosa ci mettiamo? Cosa ci mettiamo? Ma sì, secondo me ci abbiniamo lo spake, che è qualcosa di meraviglioso. Anche perché quel poco che resta un po', se usate degli after che non appiccicano anche quelli, vi aiuta anche a sciogliere un po' il tutto, e comunque vi fa la pelle una meraviglia. Perché il resto c'è dentro un po' di aloe, ma dentro un po' di emollienti, quindi mamma mia che buono! Comunque non sento. Ah, non sento l'alcol. Ottimo, veramente ottimo. E allora, a parte qualche micro red point che mi sono fatto qua, ma proprio perché ho spinto io per andare a cercare di più di quello che ero in grado di fare, ragazzi, mi sono fatto una bella rasatura, eh. Sono liscio, sono in BBS, eccolo qua, guardate che roba. Non è un BBS da R41, ma secondo me un filino sopra un italico sì. Va usato, secondo me, molto dolce sulla pelle. Primer no, fate l'effetto contrario. Proprio leggero, leggero, appena voi sentite la lama che tocca, è quello che basta per andare in profondità. Però lo riproviamo insieme così vediamo se la mia teoria, quello che ho capito durante la rasatura, dopo nell'utilizzo pratico, sarà così. Ragazzi, ciuffo Captain dei Abboti, Chuben, fantastico, lo adoro. Manico di Enrico Montesi, un capolavoro. Sapone vegetale, Denton Mike, fa il suo. Lo riproviamo anche questo, magari insieme, così andiamo un attimino a capire. O proviamo il suo amico Tallovato, vediamo un attimino, così vedo già se trovo delle differenze. Comunque ha fatto il suo, ha fatto il suo. Contando che devo averlo pagato 15 dollari, direi più che bene, perché bisogna contare anche quello, l'ho pagato 25, 30. E comunque mi ha lavorato con un gentleman nude, più o meno siamo lì, e quindi e costa il doppio. Profumazione, ecco, gentleman nude, sulla profumazione bisogna anche dire che quello che avevo io non tantissimo, però ne ho un altro a casa che ha profumazione fantastica, quindi sulle profumazioni secondo me qua è migliorabile, perché anche l'altro tallovato che ho sono veramente profumazioni un po' blande, un po' così e colà, e quindi dici ok, ma un po' di profumazione migliore ci starebbe. Questo, vi dico la verità, tra tutti i singoli che ho provato, questo è l'unico che mi ha fatto dire cavolo, però niente male. Resta il fatto che a casa mia no, proprio non fa per me, però l'ho provato molto volentieri e lo riproverò anche molto volentieri, perché la sensazione di taglio che mi ha dato questo è qualcosa di molto particolare e piacevole. Quindi se trovate qualche vintage con lame gemme, fatevi consigliare buono, come single age, questo è il top. Bene ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video come sempre. Bye bye, iscrivetevi.